Il consigliere del comune di Atena Lucana, Michelina Siciliano, si dichiara indipendente dalla maggioranza e costituisce un gruppo indipendente. È accaduto lo scorso 30 novembre durante la seduta del Consiglio Comunale Cittadino. La Siciliano, ex assessore all'istruzione e alla cultura, ha formalmente dichiarato con una lettera letta durante la seduta il suo abbandono della maggioranza. Una decisione scaturita, come afferma il consigliere, anche dalla revoca da parte del sindaco Pasquale Iuzzolino delle sue cariche di assessore. Io in realtà già dal Consiglio Comunale di gennaio, quando il sindaco mi tolse la fiducia e le deleghe per motivi che non ha mai chiarito, dichiara Michelina Siciliano, mi dissociai dal gruppo denunciando la cattiva condotta del sindaco nei miei riguardi e dichiarando che non mi identificavo col gruppo né sotto il profilo umano né sotto il profilo politico. Il primo cittadino ha sperato che io mi dimettessi credendomi sola. Queste le parole che esprimono tutto il rammarico della Siciliano sulla vicenda. Un po' di tempo fa il sindaco mi inviò una nota nella quale mi chiedeva di comunicare a quale gruppo politico intendevo far parte e così ho comunicato per iscritto di costituirmi come gruppo indipendente e ho chiesto in consiglio che venisse data lettura della mia comunicazione. E questo è ciò che è successo nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Atena Lucana. È quasi un anno che proseguo nel mio mandato da sola, conclude il consigliere Michelina Siciliano, offrendo il mio piccolo e sincero contributo alla comunità. Non sarà facile, ma porterò comunque a termine il mio mandato perché sono stata votata dai cittadini e non posso voltar loro le spalle dimettendomi.